Ciao amici, oggi siamo qui con un nuovo tutorial. Abbiamo una sorpresa perché abbiamo la nostra voce italiana per eccellenza. Ehi là, che presentazione, ciao Marco, ciao a tutti. Avremo una domanda, ma la radio si trucca? Visto che sei qui? Ha ragione, perché in effetti la domanda è questa, ma perché mi sto truccando? Perché anche la radio, almeno dove lavoro io per RTL 102.5, siamo anche in radiovisione, perciò c'è bisogno del trucco assolutamente, anche se insomma noi very normal people, come usiamo dire, ci divertiamo anche senza trucco. Vabbè, insomma, ho voluto torturare oggi Miriam Pecchi, cioè diciamola tutta. Vabbè, intanto mi aggiusti i capelli. Ci avviciniamo all'estate, abbiamo deciso di fare un trucco un pochino più estivo, quindi abbiamo usato dei colori un pochino più chiari. Poi Arelis, che è la nostra truccatrice, magari ci vuole spiegare un po' quello che ha fatto su Miriam. Allora, raccontaci un po'. Abbiamo fatto una base con dei fondotinta e abbiamo creato questo bel ombretto sui occhi con una base dorata e poi abbiamo dato la sfumatura con il colore, non mi ricordo il nome, Ciclamino. È il nome dato dalla Miriam, il ciclamino, sì. Perché mi sa che non si chiama proprio così, questo colore. È un misto tra il rosso, ma vicino, insomma, esatto. È estate, esatto. Via, mi sembra giusto. Con una bella linea del liner abbiamo creato una bella, anche per il contorno illuminante, e abbiamo chiuso con una bocca dello stesso colore del far che abbiamo messo. Sentite questo accento che non è italiano, che piacere. Venezuela! Però rassicuriamo tutti, hai il permesso di soggiorno. Anzi, cittadinanza italiana, meglio. Vabbè, insomma. Ci vuoi dire qualcosa in venezuelano? Ci saluti in venezuelano? Hola a todos, besitos. Oh, io potrei invece dire sto mirando a riba, ma questo è spagnolo, anche la luz desnuda. Creda! Vabbè, insomma, ci proviamo. Ma siamo italiani e torniamo a Marco. Quindi niente, io vi saluto con Miriam. Quindi allora, vi prego di stringere un bel primo piano su questa fantastica Miriam Pecchi. Mi raccomando, io intanto ricordo che oltre chiaramente a seguire Marco Scorza con i suoi appuntamenti, seguite anche la sottoscritta su RTL 102.5. Ma non ci sono solo io, ci sono anche tantissimi colleghi che vi accompagnano 24 ore su 24, diciamolo, non per niente Marco. Abbiamo 7 milioni di ascoltatori e non so, è la prima radio. Ciao, a presto! Ciao!